Napoli capitale europea, il tema del convegno organizzato dal PDL. È un enunciato suggestivo, ma che trova indubbiamente una problematica ricca per quanto riguarda la concretizzazione del sogno. Ne parliamo con Luciano Schifone, consigliere regionale, delegato del presidente Caldoro allo sport e allo spettacolo, presidente del tavolo di partenariato economico-sociale. Un bel enunciato, ma poi dietro l'enunciato niente? Beh, è un modo per rompere il clima di difficoltà, di crisi che avvince la città ormai da tempo e che ha diffuso un'immagine molto negativa nel mondo. Ecco, bisogna fare un grande sforzo politico per rilanciare l'idea di una città invece che viva, una città che vuole affrontare i problemi, che vuole risolverli, naturalmente sulla scorta di una prospettiva. La prospettiva è quella appunto della capitale europea. Naturalmente non soltanto in termini di sogno, in termini di libro dei sogni, ma in termini concreti. Quindi per questo la Regione ha operato in maniera concreta, facendo in modo che sulla città di Napoli e naturalmente sul suo hinterland, sulla sua sfera di attrazione della città metropolitana, convergessero una serie di progetti e di programmazioni di qui al medio e lungo termine che possono far configurare questa idea della capitale europea. Ecco quindi la prospettiva dell'America Cup, conquistata per due corse, due regate nel 2012 e nel 2013, ecco quindi il World Forum. Ecco, hai sollecitato anche la partecipazione, l'impegno dei circoli bellici napoletani. Sì, è stato un ordine del giorno che abbiamo presentato e approvato all'unanimità nel Consiglio regionale per fare in modo che la cabina di regia che si occuperà di questo grande evento lo faccia con l'ausilio, l'appoggio, il sostenimento, il suggerimento, il sostegno dei circoli verici che sono tra l'altro un vanto della marineria napoletana, che hanno già conquistato da soli delle grandi affermazioni a livello nazionale e internazionale, e quindi mi pare che sia del tutto logico, ovvio, che siano coinvolti per poter approfittare della loro esperienza. Ma non è soltanto questo, naturalmente, poi sempre nel prossimo anno la Regione è riuscita a ottenere la celebrazione a Napoli del World Forum Urban, cioè del Forum Internazionale delle Città, e poi il 2013 con il Forum delle Culture. Questi gli eventi che sono programmati di qui al 2013, ma non ci fermiamo soltanto agli eventi, perché sono stati avviati i grandi progetti da realizzare con i finanziamenti europei. Pensiamo al polo fieristico, che è quello grande progetto che serve a riqualificare, a rilanciare una grande attività per la mostra Oltremare, che è un grande polmone di attività e di iniziative per la nostra città. Pensiamo al grande progetto per il centro storico, pensiamo ai grandi progetti per la realizzazione di una serie di infrastrutture anche per la mobilità nella città e nell'area metropolitana di Napoli. Ecco, una serie di iniziative su cui anche il primo progetto che riguarda il porto di Napoli contribuisce a far calare sulla nostra area la realizzazione di infrastrutture e di riqualificazione del territorio, che sono le basi e le premesse per fare di Napoli appunto la capitale europea. Ecco, a proposito della mostra d'Oltremare, la mostra d'Oltremare ospiterà nei prossimi giorni parecchi appuntamenti della 20ª convention delle Camere di Commercio italiane nel mondo. Sì, anche questa è un'altra iniziativa di carattere internazionale che si collocherà nell'area del territorio napoletano, grazie a una forte iniziativa della Camera di Commercio di Napoli, guidata dall'amico Maurizio Maddaloni, che ha ottenuto di celebrare a Napoli questo evento, che vedrà confluire gran parte degli operatori nazionali e internazionali
opereranno nel senso degli scambi commerciali, che sono l'elemento fondamentale del commercio e dell'attività economica per questa città. Ecco, per quanto riguarda i grandi eventi, Coppa America, Forum delle Culture, si sta registrando, c'è un certo spirito collaborativo tra le istituzioni, è un fatto che lascia ben sperare o prima o poi si arriverà alla rottura? Beh, diciamo che questo è un elemento tradizionale connaturato al centrodestra. Noi anche in passato, con la gestione Rastrelli, all'epoca del primo e secondo Bassolino, la collaborazione istituzionale e anche con il governo nazionale è sempre stata positiva, è sempre stata costruttiva. Anche in questo caso il governatore Caldoro e anche il presidente della provincia Cesaro hanno dato prova di avere la capacità di separare il momento partitico e politico da quello tipicamente istituzionale, che deve vedere una forte sinergia e una collaborazione fra tutte le istituzioni, e naturalmente il Comune di Napoli non può rimanere escluso per la sua importanza, per il peso che ha nel palcoscenico della provincia, della regione e della Campania. Naturalmente è chiaro che questo tipo di collaborazione deve essere biunivoca, deve essere reciproca, perché altrimenti a senso unico diventa difficile collaborare. Per il momento diciamo, la strada viene percorsa, ci saranno dei momenti in cui bisognerà probabilmente superare qualche ostacolo, ma noi siamo convinti che potrà prevalere l'interesse della città, l'interesse dei cittadini sui pregiudizi di parte. Chiudiamo con lo stato di salute del PDL campano. A livello nazionale il partito oramai propone varie anime. A Napoli e in Campania la situazione com'è? Beh, Napoli in Campania diciamo che sostanzialmente riflette in qualche modo anche l'impostazione nazionale, ma tuttavia entro limiti diciamo di dibattito che comunque prevedono una collaborazione di fondo. Sostanzialmente la classe dirigente regionale e napoletana fino ad oggi è sempre stata compatta rispetto agli eventi, rispetto alle battaglie, alle sfide da dover portare avanti. Non ci sono stati mai strappi eccessivamente rumorosi, eccessivamente chiassosi o che abbiano determinato delle conseguenze difficili da gestire. La dialettica interna si è mantenuta a un livello più che accettabile, e questo forse è uno degli elementi di forza del PDL a Napoli, che nonostante le difficoltà che ci sono a livello nazionale e anche internazionale, nella nostra regione tutto sommato c'è una forte stabilità politica che è un valore aggiunto che può permettere agli amministratori di poter lavorare in serenità per affrontare i problemi che ci sono e sono particolarmente difficili, a cominciare dalla disoccupazione giovanile, per arrivare alla crisi economica, per arrivare alle varie problematiche di carattere strutturale e anche in riferimento alla tenuta democratica, che molto spesso messa alla prova da alcuni movimenti incontrollabili. La tenuta e la stabilità della classe dirigente del Popolo della Libertà sono una garanzia di democrazia e di governabilità per la nostra regione. Bene, buon lavoro e in bocca al lupo per i prossimi impegni. Termina qui la puntata di oggi del Taccuino Politico della Campania. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi come sempre appuntamento a domani alla stessa ora.